Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono in compagnia per le Queen of the World! E siamo qui per dirvi la nostra sull'ultima puntata di Monday Night Raw, un Raw che si è aperto con Kurt Angle. Ormai questa frase sembra un déjà vu continuo, ovviamente sempre Kurt Angle però ormai. In un modo e nell'altro sempre lui ci infilano. Vabbè, chi altro deve fare se no? È general manager, cioè tutti i punti è general manager, giustamente lui però si vede o inizio show o a fine show. Oppure insieme. No, a metà, io difficilmente ho visto Kurt Angle, se non con il segmento con la Bliss, però. Vabbè, lasciando questo, allora, Kurt Angle cosa dice? Sale sul ring e ci ricorda che Roman Reigns è stato sospeso, quindi Roman Reigns stasera non ci sarebbe stato al 200%. Invece, Roman Reigns c'è. Però prima di questo dice una cosa più importante, perché dice che Braun Strowman deve trovare un tag team partner. Però tutta questa puntata non porta a farci sapere chi sarà. Ma tirando la suspense fino alla fine. Tu che dici? Io già l'ho detto nei commenti, nei video. Sì, Elias è molto quotato, anche perché insomma... Tra l'altro Elias che non c'è stato. È fuori anche da WrestleMania, Elias si sta comportando bene. Adesso hanno fatto il match con Cesaro, la settimana prossima faranno il match con Sheamus. E poi insomma tireranno fuori questo partner che o fanno debutta qualcuno, ma mi pare strano, o prendono Elias, che è la cosa più facile. Anche perché vicino a Braun Strowman ci deve essere qualcuno che comunque c'entra qualcosa con lui. E Bray Wyatt non penso, visto come andrà a finire. Elias alla fine ci potrebbe anche stare. Quella Symphony of Destruction, abbiamo, potrebbero ritirare fuori qualcosa. Abbiamo visto team strani, abbiamo visto Daniel Bryan con Kane, Batista con John Cena, le qua della non mi sorprenderebbe sì, tanto. Sì, ma sarà un tag team della serie, ok facciamo tag team ma tu non fai niente. Giusto, cioè, faccio tutto solo per avere la figura. Elias ma potrebbe dispiacere comunque. No. Quindi Elias è una personalità molto molto quotata sotto tutti i punti di vista. Parliamo un attimo di Braun Strowman, che come hai detto tu è andato a sfidare Cesaro. Cesaro, c'è stato un promo dove Braun Strowman giustamente dice: a me non serve un partner, però mo devo cercarlo. Ho detto lo cercherò, intanto però gli rompo il culo ai The Bar. E l'ha fatto, cioè senza, ha rotto il culo a Cesaro. E invece non è stato manco male, no. C'è chi critica il lottato di Braun Strowman. Però ragazzi, Braun Strowman non è un personaggio che si può permettere di fare chissà quale manovra. Braun Strowman per uno sport intrattenimento, secondo me ci sta la grande. No, ma io volevo spezzare anche una lancia per il personaggio di Braun Strowman, che non è il mostro che è Brock Lesnar, che sembra irraggiungibile, imbattibile, anzi lui accusa molto. Sì. Quindi il match lo senti, non è come quando lotta Brock Lesnar o comunque Asuka stessa, che dici vabbè tanto ormai si sa come va a finire. Ma pure mi ricordo nel Braun Strowman comunque l'accusa, te lo fa sentire il match. Pure nel Fatal 4 mi ricordo SummerSlam, Lesnar, Strowman, Joe e quell'altro Reigns. Strowman ha sofferto. Strowman soffre, sofferto. Quindi non contro Roman Reigns ha sofferto. Lo fa sentire umano. Sì, assolutamente. Non lo eleva a superstar irraggiungibile come tanti. Fammi comunque dire che Cesaro contro Strowman, secondo me Cesaro ci ha messo del suo, ha fatto vedere che è un grandissimo performer a livello tecnico, è riuscito a fare qualche mossa anche contro un mostro del genere. Complimenti anche a Cesaro, comunque complimenti anche a Cesaro. Non stiamo parlando di una contesa da 6-7, però secondo me hanno fatto benissimo. Hanno fatto bene, ancora tante lodi a Braun Strowman batte Cesaro e questo settimana prossima avremo qualche forse sviluppo più interessante di questo match. Cesaro, scusami, Braun Strowman batterà Sheamus, incredibile spoiler. Buttiamoci alle spalle però questo pezzo e parliamo di Kurt Angle, perché si è visto venire Roman Reigns incontro. Angle così ha detto: che cazzo ci stai a fare qua? Roman Reigns. Ma tu non eri... No. Roman Reigns si è andato un po' a cercare il tutto. Praticamente Roman Reigns dice: io sono qua perché qualcuno deve rappresentare colui che sarà a WrestleMania come nel main event, bla bla bla. E neanche così riescono a far amare Roman Reigns. Ma a parte questo, ci hanno già spoilerato che Roman Reigns, almeno così, l'ha detto lui, Roman Reigns sarà nel main event di WrestleMania. Quindi i miei sogni, forse anche i nostri sogni di vedere Shinsuke Nakamura contro AJ Styles nel main event della serata, ce l'ha buttato lui al cesso con questo segmento. Vabbè, quindi ma... gli sta bene che ha preso tutta quei botte da Lesnar. No, sì, vabbè, però insomma ogni persona che parla di WrestleMania parla sempre di main event. Sina parla di main event, sì, Nakamura parla di main event, sì, AJ Styles parla di main event. Sto main event, WrestleMania c'ha 4 main event. È tutto un main event. Main event, c'ha 4 main event WrestleMania, io scherzi, ma è così. Ecco, il segmento cosa ha portato? Roman Reigns che viene poi arrestato perché vuole rimanere là per forza sul ring aspettando Brock Lesnar, viene ammanettato, fa fuori tre guardie,
fa tutto lo spavaldo, appena sente la team di Lesnar si caga sotto. Ma giustamente, raga, immagina già a far fronte a Lesnar e ti caghi sotto. Immagina sta ammanettato contro Lesnar. E Cazzo. infatti quello ha detto lui praticamente. Esatto. Cosa che poi ha ripetuto dopo che Lesnar ha fatto fuori 3-4 volte lo German Suplex, F5. Un Lesnar molto, molto, Incazzato. molto arrabbiato per in realtà cose vere. Insomma, lui sta alla fine criticando il fatto che Lesnar non c'è mai, è un campione E lui invisibile. ha risposto così, eh. Però Ma tutta questa rabbia di Lesnar, voglio dire, nel se senso, non mi vedi. devi rompere perché Ma io sì. faccio come mi pare su Lesnar, Lo sai che secondo me se ci fosse stato Seth Rollins al posto di Roman Reigns, se Seth Rollins la settimana scorsa diceva Brock Lesnar è un Vince McMahon guy, là già ci stava molto di più. La rivalità non sta venendo costruita male, secondo me, assolutamente. Chi ha Però sbagliato c'è Roman Roman Reigns, Reigns? perché Roman Reigns non può dire che Vince McMahon, cioè che Brock Lesnar è un Vince McMahon guy, perché lo è lui. Quindi, poi, peccato perché la storyline c'è e non è manco male. Forse si è già vista queste cose, le Secondo me manette, queste però. cose dette da Braun Strowman, secondo me sarebbe scesa l'arena. Anche Braun Perché Strowman, Braun sì. Strowman, abbiamo sempre detto, è il wrestler del popolo. Il Però popolo si risente del fatto che Lesnar non c'è. Lo dice Roman Reigns, non ha effetto. Lo avrebbe detto Braun Strowman, secondo me sarebbe sceso la caverna. Braun Strowman fu già sospeso, arrestato, quello che ti pare, fu sospeso da Kurt Angle, quindi che hanno fatto stavolta l'hanno puntata su Reigns, però io ci avrei visto bene pure, anzi ci avrei visto molto meglio Seth Rollins a dire quelle frasi e ci avrebbe avuto più senso. Però vabbè, passiamo avanti perché Raw non è, si è sviluppato solo così, abbiamo avuto anche altre cose interessanti, come l'Ultimate Deletion, che però ci teniamo nel main event, perché lì secondo me dovremmo fare un video a parte, perché ci Sì, saranno tante cose da sì. dire, tante cose da cui paragonarsi, tante cose da bocciare, tante cose, no, tante poche cose da promuovere, almeno secondo me, però ci soffermiamo piano piano e Sì. parliamo di Alexa Bliss, parliamo delle Divas, ovvero Alexa Bliss. No, parliamo di tutto quello che sta circondando le Divas, Parliamo perché della capigliatura nuova di Mickie James. Oh, figa così, è proprio bella. Mickie James che è ancora tornata a cazzo da heel, tanto rende perché non è che ci vuole tanto, rende sì, ma non ha senso in tutto questo, vai. Sì, prima stava facendo i 3 contro 3 con le Absolution, Paige si è infortunata, quindi tutti 2v2, chi rimane fuori? Mickie, vabbè, mandala con Non Bliss. scuso, Va bene, hanno fatto ok. così. Ora Alexa Bliss si ritrova per aver perso contro Asuka in un match che No, ha lasciamo perso, è stare. scappata via. Purtroppo però ogni volta che vedo Asuka su ring a me mi dà una cosa, intanto vince Asuka, che cazzo lo Però si è porta a comportata fare? bene, Alexa Bliss. Ma Sì, ha anzi fatto un gran ha match. dominato la contesa. No, ma è stata brava proprio lei. Sì, ma infatti secondo Secondo me me sta crescendo. Alexa Bliss sul lottato secondo me sta imparando molto di più. Io non ho mai detto che Alexa Bliss è la migliore, però ragazzi compensa la mancanza di lottato. Magari Sasha Banks è più forte, Come è più The forte Miz, senza essere più come The brava. Miz. Non è bravo sul ring, però coi promo lui, mamma mia. Ecco, è quello che sto dicendo. Alexa Bliss sta adesso anche migliorando sul ring e questo secondo me è tanto di cappello, perché lei nonostante abbia raggiunto secondo me l'apice, perché ragazzi, questi 2 anni Alexa Bliss, un anno e mezzo, ha Sì. raggiunto secondo me l'apice, però sta continuando a imparare tutto quanto e questo mi fa molto contento perché. Riesce a passare a un personaggio semicomico come Braun Strowman a insomma quella che ti odia e ti fa odiare la gente perché usa, perché E sta poi. sempre a antuzzicare e Ma poi, quindi ma pure riscuote successo in successo. Sta facendo davvero Mickie. Ma bene. pure Mickie James sta usando. Io non so Mickie James che cazzo sta vedendo. Però pure Mickie James sta usando fondamentalmente. Ok, l'ha Vabbè, spinta perché verso Nia sì, ma Jax. è il personaggio suo, è il personaggio Sì, di sì, Alexa quello. sì, sì, sì. Ma infatti Mickie Proprio James è così. stupido. Ma perché anche Braun Strowman lo sta usando per vincere ogni Vabbè, match? ovvio, Però ovvio. insomma si sa rimodernare. Assolutamente, tanto di cappello Alexa Bliss. Abbiamo visto Nia Jax che secondo me ragazzi sta facendo una grandissima parte, continuo a dirlo. Tanto di cappello a Nia Jax perché comunque affrontare una rivalità del genere a testa alta con le offese da parte di comunque una tua migliore amica nella realtà non è facile ragazzi. Nia Jax secondo me sta facendo un grandissimo lavoro. Finalmente stanno riconoscendo anche qualcosa a Nia È Jax. quello, Però è anche quello. qui, pensi, tu ti ricordi tanto tanto tempo fa quando dopo un match per il titolo Alexa ha vinto e Nia Jax l'ha attaccata? Sì, 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 sì. Quelle sminite nel nulla erano comunque migliori amiche. Cioè, dopo una cosa del genere, arrivai da dove partì. Proprio se ti hanno detto, ma no, ma questa cosa la possiamo portare a WrestleMania, cancella tutto, cancella tutto. Infatti Cioè, così, questo è è questo, è brutto. successo questo. Questo è E brutto. purtroppo, ragazzi, è questo che secondo me fa bocciare un po' questa rivalità, perché non penso sia male, non penso sia male, penso che la rivalità Nia Jax contro Alexa Bliss sia il prodotto migliore che posso offrire attualmente di Divas di Raw. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, andiamo dall'altra parte.
Alexa, chi cazzo c'è? Sasha Banks e Bayley contro Absolution. Bello, sì. Però che l'Absolution che vincono ogni santa volta. Che cazzo ci Sì, fanno ma Alexa Bliss? adesso quello che io gli ho detto anche a lui durante la Che c'è? puntata, adesso che è partita la rivalità Bayley-Sasha Banks, che quella doveva partire e finalmente è partita e l'hanno fatta partire anche bene, l'Absolution adesso Stanno ottenendo vittorie su vittorie, ma a che vincono? pro? A che pro però? Che Ormai ci fanno? Naya e con Becky è andata, e Sasha e Bayley sono andate, l'Absolution mo che fanno? Giocano a briscola? È quello che Cioè, mi chiedo. che cosa? Sono finita di diva, sarò. E poi Finita di diva. dall'altro è sempre peggio metterci la faccia ai promo. Io dico, perché non fanno promare Mandy Rose o quell'altra? Cioè, capisco che Paige adesso sta passando un periodo non molto facile, tutto quanto, ok? Io stimo tantissimo Paige. Però adesso spiegatemi una cosa. Perché Paige ci rimette sempre la faccia? Deve essere lei quello che prende per Page vende. culo. Ho capito. Mandy Rose Ma no. prima o poi dovranno vendere pure quelle due qualcosa. Perché mo faranno la Battle Royale femminile a WrestleMania. Faranno la stessa figura della Chamber, usciranno per prime, là, e siamo sempre capo a 12, Absolution vincono match su match, ma con quale pro? Esatto, era un buon prodotto l'Absolution, purtroppo è successo questa page, pace, e però a che pro? Cioè è un buon prodotto che non venderà Sì, più mai che se altro continuano così. vincono, 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 ma altro, sempre Bayley e Sasha Banks si prenderanno la scena, questo è il resoconto Incredibile, finale. vabbè, vedremo, vedremo, perché alla fine se adesso abbiamo comunque due rivalità, perché abbiamo quella per il titolo, Sasha Banks e Bayley, l'Absolution o non le vediamo più, che cosa fanno? Non lo so, Che io cosa fanno? Chi li mandi contro? Chi ci sta? aspetto la Chi ci Battle sta? Royale femminile. Fammi parlare un attimo di Non c'è una nessuno. cosa stupenda che ho visto. Arrivava il contro Ted su Worldwide, una cosa. Ragazzi, l'unica cosa bella che ho visto di quel match è stato il post-match dove i Revival ci hanno detto che ci sarà l'Andrea Gioia in Battle Royale. Cioè, ce l'hanno annunciato Sì, loro. Era in infatti dubbio tutti sta. dicevano, non c'è perché c'è quella femminile, invece i Revival hanno fatto una cosa Ma hanno buona fatto e hanno cos'è? detto che c'era l'Andrea Gioia in Battle Royale. A Incredibile. me dispiace, guarda, a me dispiace tantissimo per i Vava, mi dispiace tantissimo. Anche per Tutelo su Worldwide mi dispiace tantissimo. Però, Un po' di meno. ragazzi, i tag team non servono a casa. Giustamente, che ti dice i Vava? Noi saremo i primi team a fare parte della batteria. Le andiamo! È quello che bonno di. Ma meno male che ci hanno annunciato che c'è sta batteria. Almeno Infatti, così lo sappiamo. rivaluto pure un po' cosa potrebbe fare i personaggi come Ziggler, Baron Corbin, questi qua che mi stavo a chiedere, infatti, che cazzo faranno a presto questi? Mi Boh, hanno risposto sì, così, vabbè, dai, praticamente. ma cioè, chissà, ricorda Andrea Jam. Ah, assolutamente, ma sta nel pre-show poi, A che figurati, cosa sta nel serve? pre-show. Sì, ma l'ha vinta Mojo, l'abbiamo visto. Ha vinto Baron Corbin. Ha avuto comunque, sì, un periodo di gloria. Però, fondamentalmente, non Non serve a un serve cazzo niente. quella Battle Solo per dire, vabbè, siamo andati a WrestleMania. Royale. E di che parliamo adesso? Parliamo di John Cena o parliamo del Balor Club contro Mezzura? Giri un attimo il Balor Club contro Mezzura. Penso che sia un pochino diverso, perché Gli unici questa team sera. che si salvano fra un po', cioè, siamo meglio Bo Dallas Ma e Misturage che tanti altri. secondo me stanno passando un po' troppo l'ombra. I Mezzturage, ragazzi, stanno facendo secondo me un lavoro silenzioso e molto molto buono rispetto a quello che hanno fatto altri team, anche la Battle Royale stessa. Io penso che prima o poi arriverà un piccolo push per questo team che sta sempre dietro le spalle dei Sì, Miz. perché. Miz che è straordinario, ma pure loro prima o poi dovranno farlo. Lo spero, perché comunque se lo stanno a Sì, meritare. stanno meritando, che okay, non mi piacciono, io che dico, Bo Dallas sta Sì, facendo qualcosa, ragazzi, davvero. sì, però poi Però, riconosci insomma, il fatto che stanno. riconosco con una tag team division di Raw che davvero non sappiamo dove metterci le mani, che fra un po', a Storyline. parte se la Sheamus, mi sa che i secondi migliori sono Gallows e Anderson, che tanto Probabilmente. di cappello, però sono gli unici Questo che Storyline sì, pesano. assolutamente sì. Vabbè, ma pure sul ring, voglio dire. Ma pure i Revival non sono male, ma non Non mi fanno un piace. cazzo, non stanno facendo un Esatto. Hanno delle cazzo. belle mosse combinate. Ah, quello, Ah, quello ma sono sì. Però bravissimi, non mi ok. piacciono a me. Sì, Non lo so, ci però parlando mancano. pure di sto match, no? Nulla di che, Balor batte The Miz, Balor che si prende due vittorie consecutive e questo mi fa pensare che adesso almeno non vince. Cioè, a me già sta cosa mi fa pensare, perché chi vince le solite i primi match, difficilmente poi per view si riesce a confermare. Non mi ricordo uno che riesce a vincere tre match di fila e poi vince proprio No, per view. infatti io ho detto a lui, no, Balor non vince, vincerà Rollins sicuramente, però a sto punto che fai? Non lo mandi più a SmackDown? Non lo so, secondo me a sto punto riconfermerei The Miz. Tanto ci stanno i lavori Ma qua. qualcuno dovrà confermare prima o poi. Cioè, qualcuno in WrestleMania dovrà confermare il suo titolo. Perché Sarà quello perde, Demiz. quello perde, quello perde, quello perde. Chi cazzo è che mantiene me Sarà sta piega? Demiz. Penso di sì. E Anche perché se lo merita avere questo primato di campione intercontinentale più poi, lungo. guarda caso, con lo shake up, Daniel Bryan potrebbe andare a Raw. E lì, ragazzi,
potrei farmi due risate, però potrebbe succedere davvero di tutto. Vedremo, vabbè, non facciamo i pronostici adesso, sono No. un coso. Però è stato il segmento finale con Seth Rollins che interviene. Sì, per salvare un po' il culo agli altri face, parliamoci chiaro, perché alla fine Mestu e Miz stavano prendendo il lungo e largo sul Balor Club, perché è tutto No, pure. perché The Miz ha tentato di emulare la mossa dello Shield e quindi è partito Rollins. Quello mo so perso, io ho visto che stavano a menarsi, però Stavano Rollins facendo si è la messo triple sullo schermo. No, quello powerbomb. mo so perso, non stavo. Stavano facendo la Io triple powerbomb e lì è partito Rollins. stavo sentendo il commento di Rollins, faceva e poi si è alzato. Come se No, però non perché stavo stavano guardando emulando la triple powerbomb. Cioè, si proprio. era preparato The Miz a fare la triple powerbomb e lì Seth Rollins si è incavolato. Ah, Però anche questo mi ok. può far pensare a un ipotetico match con il ritorno dello Shield, Miz, Mistourage e Balor Club. Cioè, sarebbe wow, 9 superstar. Non lo so però quanto sia realizzabile, soprattutto se Renzi va a vincere il titolo adesso almeno. Però, tre da una parte, tre dall'altra e Shield su tre. Lo so, Boh, lo Shield, progetto Shield è saltato. Però anche questa cosa che Miz continua a mandare le freccette allo Shield, vabbè che lui le manda un po' tutte le freccette, però continua. i conti stanno così, infatti sarebbero 9 superstar, però Cioè, mai può superstar. essere anche, insomma, qualcosa in, non, insomma, 2 contro 2, ma 3 contro 3 contro 3. Vabbè, Ronda Rousey, come al solito ha Ha fatto annunciato un 2 settimane che è annunciata ma non ci sta mai. Cioè, Ci appare che è sarà pro. Ronda Rousey, promo! Ma qua sbaglia la WWE, secondo me, non sbaglia Ronda Rousey, perché tu annunci Ronda Rousey, annunci che è next e poi mi fai un promo. Ok, ci sta che comunque tu me la presenti così, ma fagli fare qualcosa per. Fatto un'intervista! Un'intervista preregistrata! Preregistrata, manco in puntata! A me ma arriva a WrestleMania con sto mixed match! Senza E match, io non l'ho mai a vista me lottà! preoccupa Io che non questo. guardo l'UFC, non ho mai vista lottà! So Sì, che cazzo fa a me fa. questo! Ma poi UFC comunque fa botte. So, Tipo, a è botte serie. tipologie diverse, Appunto, devo vorrei vedere che sta fa sul ring prima di vederla contro Stefani. dire. Tra l'altro, la No, manovra che ha no. fatto a Stephanie McMahon l'ha pure bocciata. Mi viene da dire. Quindi, tralasciando questo, Non lo spero che so. Ronda Rousey arrivi molto Secondo bene. me Mi auguro che arrivi molto bene a gli WrestleMania. stanno dando troppa importanza. Cioè, non. Gestita male. Ma infatti vogliono fare addirittura terminare la streak di Asuka a lei, quindi figurati quanto possano puntarci Ma su se Ronda Asuka deve andare di là. Rousey. Asuka, che ne sai, prima o poi dovranno fare uno shake-up o qualcosa, cioè scambiano i titoli. Sì, ma per quanto Asuka? Cazzo, non lo so, io direi più che altro adesso di parlare di John Cena, Secondo perché. me se lo meriterebbe. Secondo Meriterebbe. me se lo meriterebbe più Charlotte di terminare la streak di Asuka. Per Lo so, per quello che è quella che è Charlotte quello che attualmente, ha sì. fatto Charlotte se lo Ma merita infatti di pensi che non gli. avere il riconoscimento di aver terminato la Ma streak pensi perché che non gli do del chiaramente culo? rivolto. Non gli do del culo ai Divas, tra cui Charlotte stessa. Per me sì. Però parliamo di John Cena, ragazzi, perché tra quello Ultimate Deletion, questi sono i pezzi più importanti, secondo me, di questo Raw. Ragazzi, voglio parlare prima di Cena perché secondo me Cena sta facendo dei promo buonissimi, straordinari, quello che vi È pare. rinato Ibramo. Ah, quello sì, È ma non rinato. capisco, si sta comportando una mezzo heel alla fine. Provoca Undertaker, gli dà del codardo, il pubblico però è dalla parte a volte di Cena, a volte no. Perché vuole Undertaker. Sì, ho capito, anche Vuole questo. Undertaker, cioè c'è poco da fa. Sì, però Cena usa parole pesanti, codardo, de qua, de là. Ma oh, quello è Undertaker, ma come usi? Cioè, io mi sarei pure incazzato. Da fan di Undertaker, no? Uno si incazza, giustamente. Invece no, il pubblico reagisce anche abbastanza bene. Perché? Perché Undertaker si è ritirato contro Roman Reigns. Sì. Vogliono una vittoria da Undertaker. Però voglio vedere se Undertaker arriverà da heel o da face a sto punto. Perché no, non capisco chi sia l'heel e chi sia. O secondo me, meglio ancora, non ci sarà proprio l'heel il face tra Undertaker e John Cena. Il pubblico Se già avessi. si schiererà così. Let's go Cena, let's go Taker. Let's go Cena, let's go Taker. Let's go Cena, let's go Taker. Cena sa che ce ne saranno un bel paio, però. Let's go Taker. Dubito che E ci poi però gli è siano. arrivato. È arrivato Kane, cioè. Era il messaggero. Sì, Io perché. lì per lì ho detto, ma gli danno un Sì, perché messaggino da parte di Digger. Cena voleva una risposta. Sì o no? Arriva Kane, chi ha la risposta? Chokeslam. Perfetta. Perfetta. Secondo me questo è stato un grandissimo segmento terminato alla grande. Perché Kane che fa? Arriva. Zitto. Quello gli fa sì, no. Allora, arriva la risposta. Dubito che Kane abbia tipo. Brother of Kane si Destruction. mette là a vedere tipo il telefono, ma Aspetta, che chissà se mi ha ha detto? risposto, ok, mo vado a rispondere. No, invece che fa? Lo piega per la gola, choke slam e se ne va. Secondo me questo è un ottimo segmento. Però non vorrei che alla fine a WrestleMania ci portano Kane? Kane. No, se Kane Undertaker contro Cena da solo mi sembra un po' troppo. Cioè, Però. capisco che Undertaker non si presenterà in forma ottimale, questo è E proprio una figura. Per appunto, a noi gli danno un dargli una sostegno. grande mano, dici. Tra l'altro, Kane
Sta proprio bene. Si è messo bene. Si è messo è bene. Molto è calato, è asciutto. Si è messo proprio bene. In poche settimane, perché mi ricordo che il segmento post Roma. Ma io mi ricordo pure 2 anni fa, quando siamo andati la prima volta qui da qua a Roma. L'abbiamo visto dal vivo. Mazza che panza che c'aveva Kane! Quello era Kane dopo una biretta 2, cioè incredibile. Super cane. Mamma, invece sta proprio bene. Quindi... Settimana prossima avremo Kane contro Undertaker. Però Undertaker. Sì, vabbè, ciao. Vabbè, contro John Cena, perché stavo però dicendo... Però quello mi fa un po' storce il naso, che mi dice Kane non va a WrestleMania. Perché se lo fanno adesso... Allora porteranno l'Andre the Giant Battle Royale, che non lo so, mi assicura sta cosa. Più che altro... Anche perché contro... quest'anno ha fatto dei ritorni Kane un po' insensati. Questo forse è l'unico giustificato. Kane contro John Cena, a questo punto mi gioco proprio. Apparirà là Undertaker, ragazzi, apparirà là. Però John Cena quante cazzo ne sta prendendo? Cioè, nel senso, John Cena non vince un match serio da un paio di anni. È quello che a me mi faceva pure storce il naso. Che fai? A WrestleMania fai riperde Undertaker? Scusate, ve lo dico. A WrestleMania fai riperde Undertaker? È quello che... Lo fai ritornare per farlo perdere? Ma io se fossi andato io ti sputo in faccia. No, io spero che no, io spero che a me... Ma che fai a fossi Sina? Come lo rialzi Sina? Bello... Ha perso tutte le chance per i titoli. Rischia di non andare a WrestleMania. Vabbè, rischia tra virgolette. Però comunque c'è sta cosa qua. Non vince un match. Boh. Non so sinceramente. Gestione strana. Non so sinceramente cosa dirti. Fatto cioè se fanno tornare Undertaker per farlo perdere, cioè... Fatto, manda a cagare tutti. Fatto sta, lunedì prossimo secondo me vedremo Undertaker. Aiuterà a vincere Kane in qualche modo. Oppure dopo la vittoria di John Cena, se spingi tutto, appare lui, solo guarda, indica il cartellone, Thompson, tutti che festeggiano. Allora, io che non amo Cena, partiamo da qui. Vedo i suoi promo, dico cazzo, allora vedi che si gli fanno fare determinati spot, perché non gli fanno fare magari un turnil? Poi penso, giustamente, se lui passa a cose cattivi... A livello economico la WWE si vede in tracollo, perché poi non venderebbe più la roba di John Cena. Quindi dico così. Però ci rimango male, ti dirò la verità, perché io quando vedo questi promo di Cena penso cazzo, questo sarebbe un fottuto heel bellissimo, perché mi piace come promo. Da quando fa il cazzone, mi piace quando fa il cazzone, come settimana scorsa e questa settimana. Sì, però alla fine sul ring è sempre Cena, voglio dire. Sì, ma magari vederebbe le fa 2-3 spallate tutti e il comeback l'heel difficilmente ce l'ha, tranne che se ne rendi orto. Il comeback l'heel non ce l'ha quasi mai. Quindi magari cambierebbe pure un po' il suo stile. Vedremo, vedremo. Solo che, come dici tu, un marketing regna. John Cena è dalla parte dei bimbi e i bimbi vogliono i face. Penso che non vedremo mai Cena io. Un bimbo non minneggia Bray Wyatt. Un bimbo non minneggia, non lo so. Mi vengono super lì in questo momento. Perché in questo momento, se tu ci pensi, i lavori non ce ne stanno. Miz. Miz. Il puro Miz, che però viene anche acclamato a volte. Bray Wyatt. In questo momento gli il puri non ci stanno. Baron Corbin. Ma non è il puro. Vabbè, dice, al top top. Non ci stanno. Ci stanno Owens. Pochi. Forse Owens. Sì, ma pochi, pochi. Odiatissimi proprio. Sì. Ma Owens ma è pure tifato. Ma poi sì, ma sono tutti quasi ormai. Twinner. Twinner. Ormai sono tutti Twinner. Vabbè. Parliamo dell'ultima cosa, Ultimate Deletion, sono passati 23 minuti circa, ragazzi, stiamo parlando tantissimo. Vabbè, era una puntatona. Ho offerto davvero diversi spunti interessanti su cui parlare, cercheremo di essere un po' brevi, anche perché vi ho come detto... Come fai a essere breve con l'ultimo? Ultimate Deletion bisognerebbe fare, secondo me, un video a parte. Io non ho capito. Io... Vai, tu vai. Io non ho capito. Cioè, è stato qualcosa di destabilizzante. Che non te no, a parte che non mi aspettavo un match preregistrato, partiamo da lì. Io sì. Io non me lo aspettavo, cioè credevo che era qualcosa di strano, entrava con, io non l'avevo mai visto, entrava con, non so, la figlia, la moglie, che suonavano, ma non mi aspettavo un match per registrare, quindi quando sono stato lì ho fatto, ma cosa sta succedendo? Poi mi hanno iniziato a fare i pezzi col trattoretto, la barca, è destabilizzante, è tornato Jeff, ha fatto un segmento Jeff. Sì, ha detto 3 parole, secondo me, mi sono eccitato più a vedere Jeff che a vedere il match. Ma in realtà il match è stato... È stato brutto, ma io... Brutto da parte allora... dell'ottato, però non c'era da lottare. Ma qual, come... Era tutto... Ma immagini quanto sia difficile combattere senza pubblico e comunque tu dici, beh, si allenano a fare queste cose, ma loro devono piacere perché stanno davanti alle videocamere, non è facilissimo combattere. E infatti anche quello, perché quando facevano una mossa non c'era la risposta del pubblico e quella ti gasa, e quindi anche lì era difficile da stabilizzare. All'ottato non potevi puntare più di tanto. Mi ricordo anche Jeff Hardy contro Matardi in quest'ultimo Deletion match, e non è stato chissà, è stato superiore. Però ecco, se dovessi paragonare quanto offerto da vedere 2 anni fa Randy Orton, Bray Wyatt e
Bray Wyatt contro Matardi, io scelgo tutta la vita Matardi contro Bray Wyatt. È stato bello, è stato strano. Qualcosa sì, che ogni tanto ci vuole. Però sì, questo è molto di rado, perché questa cosa io spero che la WWE non la riporti nel breve tempo, che sarebbe una stronzata. Sarebbe una stronzata, perché alla fine è una cosa che pesa anche un po' rispetto a quello che siamo abituati noi a vedere ogni santo lunedì. Sì, alla fine ti va a stancare se tu ogni mese me la parti. Però adesso, chi gli fai fa? Allora, io ho letto che Bray Wyatt verrà accantonato perché comunque una sconfitta. Anche perché l'ultimo Deletion Match è finito con Bray Wyatt che sparisce, che è stato cancellato. E quindi ho detto, ma che fanno? Come fanno a farlo tornare? Cioè, che vuol dire? Verrà introdotto Brother Nero. Però c'è WrestleMania da 2 settimane. E questo è quello fuori che... Fuori WrestleMania. Fuori WrestleMania? Dovrebbe essere tra le ultime WrestleMania pure che fanno, perché alla fine Matt c'ha l'età sua. È un buon Jeff che è giovane. Jeff poi è stato pure tanti cazzi che fa Jeff. Jeff date una svegliata, figlio, ti prego. Non finì in mezzo a queste cose. Basta, ti prego. Io che te stimo. Basta. Detto questo, direi passiamo la parola a loro. Facciamo dire a loro come potrebbe finire adesso. E poi la gestione anche di adesso di Brother Nero e Woken Hardy. Fatecela sapere ora. Magari in tag team almeno buono. Ah, quello sì, però bisogna capire adesso l'effetto. Deletion su Braun Strowman. Chi le fanno? Sì, lasciamo la parola. Deletion fail. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali. Anzi, ai canali, c'è pure il mio in descrizione. Passateci. Facciamo tante le belle pure quello, quindi passateci. Da! Passateci! Da! Per quello! E miro tutto. Ciao belli! Ciao.